Allora, in questo secondo incontro si parlerà principalmente di Siria e Yemen, quindi due paesi in cui sono scoppiate delle guerre civili. E abbiamo con noi Laura Sofia Battaglia, che è una giornalista e abita tra Milano e Sanaa, che è la capitale dello Yemen, ed è la corrispondente per alcune emittenti televisive, come ad esempio RSI, che è la televisione svizzera, scrive per diversi giornali, quali l'Avvenire, la Stampa, e insegna, che è una docente a contratto all'Università Cattolica Niccolò Fusani, e ha vinto numerosi premi giornalistici. Appunto, ha scritto diversi libri, ad esempio La sposa yemenita, che è una graphic novel in realtà, e cedo la parola. Grazie, buonasera a tutti, grazie per questo invito. Io mi chiedo in anticipo scusa perché sono tornata stanotte dall'Iraq e sono un po', cioè, in quella fase in cui effettivamente vorresti buttarti a letto, ma invece sei qua. Però ecco, soprattutto ecco, la cosa che mi fa piacere in un incontro pubblico in cui si ha la possibilità di parlare anche di tante cose, e sentitevi liberi di farmi delle domande anche sulla base delle esperienze sul campo. E, ecco, ci tengo a dire una cosa nello specifico. Io non mi occupo quasi mai di parlare di luoghi che non conosco e che non ho conosciuto da diversi anni e che non conosco fisicamente. Lo Yemen e l'Iraq sono i miei due paesi di competenza. Frequento l'Iraq nel 2010, lo Yemen nel 2012 con costanza, nel senso che non sono la tipologia di giornalista che ama quello che chiama il turismo dei conflitti, per cui metto una bandierina su ogni conflitto che c'è nel mondo. Ho un'altra visione delle cose, quindi preferisco avere una conferenza verticale su alcune realtà, anche perché, diciamo, avendo la cronaca ma anche gli elementi geopolitici, è sempre abbastanza complesso riuscire a capire molte cose. E aggiungo un'altra cosa, certamente la geopolitica è una materia importante, ma io sono soprattutto, nasco soprattutto come una cronista, e ci tengo a dire che io sono soprattutto una cronista nei posti da cui lavoro. E una delle modalità con cui lavoro è lavorare con la società civile, e quindi come infilarmi un po' meno nella diplomazia e molto di più all'interno della società civile, ovviamente la società civile, dove significa anche molte cose, chiaramente. E questa è la mia modalità di lavoro, quindi vi pregherei di tenere presente questa modalità. Ecco, mi è stato chiesto di parlare di Siria e Yemen, di fatto. Ecco, un'altra cosa che ci tengo a dire, sono due conflitti estremamente polarizzati, come sappiamo, soprattutto relativamente al dibattito internazionale. La polarizzazione riguarda chiunque si sente in diritto di esprimere un'opinione su questi conflitti, dove le opinioni lasciano lo spazio che trovano, sono degli scenari estremamente complessi, e dove di fatto ogni elemento che sta sullo scacchiere ha una responsabilità specifica, una responsabilità anche molto pesante in termini delle conseguenze che questo conflitto ha in varie parti di ognuno di questi territori rispetto ai soggetti civili colpiti, e in cui ogni elemento di responsabilità, che sia, diciamo, della geopolitica regionale o nel caso della Siria più internazionale, e, insomma, per dircela chiaramente, più pulito ce la rovina. Questa è una cosa a cui io tengo particolarmente a dire, perché non sono qui per dire chi sono i buoni e i cattivi, ma per fare, diciamo, un'analisi di contesto, che è quello che ci serve anche per capire queste dinamiche. Noi siamo in presenza di conflitti in cui a distanza di pochi chilometri la situazione cambia completamente, gli aggressori diventano le vittime diventano gli aggressori, e tra l'altro in ognuna di queste due macro realtà è importante considerare che si forma, c'è cioè una formazione molto più complessa di altri soggetti, per cui non c'è un'unità, non abbiamo un esercito da una parte e un esercito dall'altra, ma abbiamo tutta una serie di gruppi, tra l'altro combattenti, che hanno degli interessi molto differenti, e questo lo vedremo particolarmente. Ecco, io citerei semplicemente a
per quanto riguarda la Siria, iniziare dalla fine. Perché quest'anno 2018 si è aperto con una grande novità. E la grande novità nella cronologia della guerra del 2018 è l'ingresso ormai pieno, definito, chiaro, di molte altre forze intorno, e non solo intorno, che partecipano alla guerra. Mi riferisco soprattutto a due entità che con grande chiarezza ormai sono in mezzo a questa guerra, una con chiarezza assoluta diventa la Turchia, come possiamo immaginare, e l'altra in una forma sicuramente più defilata, ma che è stata chiara, è Israele. E perché comincio dal 2018? Perché all'inizio del 2018, quindi dopo la conquista, la riconquista di Iraq, una riconquista che accade, diciamo, per mani diverse, ma in queste mani di fatto non viene consentita alla Turchia di entrarci, quindi di partecipare alla coalizione, dice la Turchia di non entrare, di non parteciparci con le sue truppe, cioè il motivo. Nasce l'ultima fase della guerra in Siria, che è quella attuale che possiamo vedere. Giusto per, come dire, darvi un'idea, un elemento di cronologia, esattamente il 14 gennaio del 2018 viene reso noto il progetto degli Stati Uniti di inquadramento militare delle forze democratiche siriane, le cosiddette FDS, il che vuol dire che queste forze democratiche siriane, per intenderci, diciamo, la realtà che si trova nelle zone di Jazeera, nelle zone, diciamo, vicine al confine con Turchia, che poi sono zone interessate alla presenza dei curdi siriani in quell'area lì, verrebbero dotate di una forza di 30.000 unità, quindi insomma, un'oculazione di forze da parte degli Stati Uniti a 30.000 unità. E questa è una cosa molto importante, perché l'FDS è, come immagino diversi di voi sappiano, è una milizia mista, una milizia mista composta in parte dalle unità di protezione popolare curde e anche da arabi locali. Questo è molto importante capire come in quella fascia della Siria ci sia effettivamente collaborazione tra curdi e gli arabi locali. E le FDS sono state determinanti proprio per sconfiggere Daesh in Iraq. Questa posizione degli americani ha cambiato completamente le carte in tavola. Perché cosa ha generato? Perché questo è importante. Ha generato fondamentalmente l'ira di Erdogan, della Turchia, che già era precedentemente scornata dal fatto di non essere riuscita ad entrare in Iraq con le sue forze. E dunque la prima azione notabile della guerra in Siria del 2018 è l'attacco di Afrin da parte di Erdogan, che è una chiarissima, cioè è interessante anche questo, perché è una chiarissima posizione, se non pensiamo che comunque la Turchia fa parte della NATO, però gli interessi che gli Stati Uniti stanno sviluppando in quel confine sono diversi dagli interessi localizzati dei turchi, e quando parlo dei turchi all'interno dello Stato turco, il governo turco, naturalmente questo è un elemento di interesse che fa capire come questo mosaico cambi di momento in momento. Ci sono poi gli alleati, e questa è un'altra cosa importante di Erdogan, sono insomma alcuni elementi, non tutti, ma parliamo di circa 10.000 unità dell'ex esercito siriano libero. E questa offensiva non è un'offensiva che nasce oggi domani, è un'offensiva che è stata preparata 2 mesi, cioè quando dico 2 mesi prima dell'inizio del 2018, quindi è una cosa che era, come dire, preordinata in qualche modo. La causa, questa è la causa scatenante, no? Come in tutte le guerre esiste una causa effettiva, e la causa effettiva è che cosa? Impedire la costruzione di una realtà autonoma in questo pezzo di confine, ovviamente, composta da 3 province, che sono quelle che ho già citato, Jazeera che ho già citato, e Kobane che tutti voi conoscete. E quindi ecco, questo elemento è un elemento che cambia, insomma, direi più che completamente no, ma cambia in modo determinante alcuni aspetti di questo conflitto, in particolar modo in quel momento. E un altro elemento che rende questa parte di guerra ancora più, direi per molti aspetti preoccupante, è il vertice
russo, il vertice di Sochi, che è fallito. È fallito per tanti motivi, ma è fallito perché non è riuscito a mettere, come dire, sul piatto gli interessi di tutti. È interessante sapere perché fallisce. Le motivazioni sono molteplici. I curdi e anche l'opposizione siriana lo boicottano, perché in qualche modo non voglio che i russi siano i mediatori, ci sono ovviamente delle chiare ragioni. Ma dall'altra parte i delegati di Damasco non sono disposti ad un compromesso. Uno degli elementi interessanti che insomma, è stato posto come elemento di cui contagio da parte tanto dell'opposizione siriana quanto dei curdi, il fatto che comunque all'interno di questo vertice fossero presenti i simboli del governo siriano, quindi sostanzialmente di Assad. E di fatto questo vertice fallito chiaramente l'ennesimo. Per ripercorrere, ecco, basta ripercorrere i fatti di febbraio 2018 per renderci conto di come avviene questa escalation. Li ho proprio raccolti in sequenza, perché dopo questo fallimento del vertice succedono le seguenti cose, sono estremamente interessanti. I russi bombardano Idlib e la Ghouta orientale, quindi collaborano con l'ingegnere di Damasco. La città di Sarakev viene bombardata con gas tossici, quindi diciamo ci sono delle vittime della società civile siriana in aree storicamente controllate dai ribelli del regime. Subito dopo cosa accade? Accade che Assad, quindi il governo centrale, più i miliziani sciiti di sostegno all'Assad, quindi le forze iraniane del Quds che sono presenti in Siria da parecchio tempo, colpiscono una postazione delle forze democratiche siriane, quindi la milizia di cui vi parlavo prima, JPG, e successivamente gli Stati Uniti bombardano Deir ez-Zor, quindi l'est della Siria, quindi la zona del regime, e dove le vittime sono i miliziani sciiti fedeli a Bashar al-Assad. Quindi, come vedete, in un arco di, insomma, parliamo di quasi una settimana, avvengono tutta una serie di eventi concatenati in cui tutti gli interessi specifici di ogni realtà geopolitica, regionale, locale e invece più ampia colpiscono degli obiettivi precisi e che, come dire, rendono questo quadro generale certamente più complesso. Questa è solo la prima settimana di febbraio 2018 e a quel punto succede un altro elemento per il quale, secondo me, sicuramente questo conflitto è insomma, destinato in qualche modo ad allargarsi se non si riuscirà a trovare una soluzione a breve. Succede una cosa interessante il 10 febbraio, cioè il 10 febbraio Israele accusa l'Iran di aver violato lo spazio aereo con un drone, il suo spazio aereo con un drone, che viene poi abbattuto da un elicottero. E a quel punto Israele bombarda i sistemi di difesa antiaerei siriani e una base dell'esercito iraniano in Siria. Questo vuol dire che è un messaggio molto chiaro nei confronti dell'Iran, dove certamente la polarizzazione in Iran e soggetti contrapposti all'Iran, quindi gli alleati Israele, Arabia Saudita, eccetera, sta definendosi con maggiore chiarezza anche all'interno di questo conflitto specifico. E sapete poi quello che è successo dopo, cioè colpito da una contraerea, questo F-16 israeliano si schianta nel nord di Israele, un pilota è gravemente ferito e gli altri si salvano. Questo ingresso, certamente in modo assolutamente trasversale in Israele nel conflitto, è estremamente significativo. E va letto in un quadro sempre più generale dove questa presenza all'interno del conflitto siriano acquista un significato rispetto alla posizione dei confronti dell'Iran. Questi sono, diciamo, solo per dare un esempio, sono solo i fatti di febbraio, e già sono tantissimi, sono i fatti di febbraio, diciamo così, mondati nell'elenco delle bombe, cioè nell'elenco esatto dei bombardamenti, quanti bombardamenti ogni giorno, quanti attacchi ogni giorno, quanti contarsi ogni giorno, qual è la marcializzazione e la creazione di diverse entità cattive, appunto, cioè diversi gruppi combattenti all'interno dell'università.
anche la zona dell'Acuto orientale non è una realtà unica, che non si può distinguere, cioè all'interno si parla di diversi gruppi e questi gruppi si posizionano in forme molto diverse rispetto al loro atteggiamento nei confronti di Damasco. E all'interno di questa realtà ci sta anche una società civile che in qualche modo, certamente una posizione contraria all'interno dell'area della Ghouta chiaramente al governo di Damasco, ha una serie di atteggiamenti differenti rispetto allo stesso governo. E quindi tutti questi elementi vanno, come dire, considerati in una visione più complessiva. E certamente una cosa in questi anni di guerra in Siria è venuta fuori in modo evidente, cioè la progressiva messa a parte, accanto, da canto, diciamo, degli interessi eventuali dei paesi del Golfo opposti all'Iran, quindi parlo appunto dell'Arabia Saudita, degli Emirati, del Qatar, che hanno avuto le pile del sacco, diciamo, dopo che i vari gruppi qaedisti, che hanno Jabhat al-Nusra e altri affiliati, quindi per dire, insomma, Jabhat al-Nusra come gruppo qaedista di spicco, ma parliamo poi anche di altri gruppi che non si identificano strettamente con Al-Qaeda, ma che comunque, cioè, appartengono a quell'ordine delle cose, ecco, sicuramente questa presenza è stata sgretolata complessivamente. Ed è la realtà uguale o contraria a quello che sta accadendo in Yemen, dove in qualche modo questi conflitti hanno gli stessi attori, ma a parti invertite, cioè dove al contrario in Yemen il governo centrale, che mantiene formalmente, direi in maniera molto netta, forte, presente di quanto non faccia Bashar al-Assad in Siria, che mantiene lo status delle cose, questo governo, lamentando chiaramente un'azione dei ribelli del nord sul resto del paese, quindi un'azione che conquistava progressivamente il nord, chiede di essere aiutato dagli alleati dei paesi del Golfo. Quindi intendiamo l'Arabia Saudita, certamente, ma non solo l'Arabia Saudita, gli Emirati hanno un ruolo fondamentale nel conflitto in Yemen, ma parliamo anche del Sud Sudan, per esempio, di un ruolo fondamentale, dell'Egitto, che ha un ruolo importante perché è interessato a mettere in sicurezza tutta quell'area di mare che poi volta il canale di Suez. Il conflitto in Yemen poi di fatto si va configurando come un'altra crisi regionale, forse più regionale, direi che internazionale, vista la posizione di Yemen, che tiene un po' più defilato, ma questo non significa che non abbia un'importanza anche a livello internazionale, direi, pari a quello del conflitto siriano. Il conflitto yemenita ha anche un'altra particolarità, cioè il fatto di aver conosciuto un'escalation molto veloce in termini di numero di vittime civili, in termini di persone coinvolte dal conflitto, e qua c'è un motivo specifico, perché è un paese che nasce sulla posizione comunque di minorità in quell'area, non ha nulla a che vedere con i vicini, accanto a l'Oman, che è la Svizzera praticamente del Golfo, accanto a dei paesi ricchissimi come appunto l'Arabia Saudita, più a nord certamente non confinanti, ci sono altri paesi come gli Emirati eccetera, ma non ha nulla a che vedere con i paesi intorno, ed è l'unico paese che ha mantenuto direi un atteggiamento senza dubbio più che, insomma, più che dire conservatore, molto refrattario ai modelli consumistici dell'area del Golfo. E questo tipo che ha di atteggiamento, che è un atteggiamento culturale, in qualche modo è diventato uno strumento, cioè un elemento che lo Yemen paga, una posizione che lo Yemen paga. E la paga anche in termini di vittime, perché stiamo parlando di una popolazione che già era completamente malnutrita all'inizio del conflitto, e parliamo di un paese che già prima della guerra importava il 90% di tutto il suo fabbisogno alimentare. Quindi le cose che produceva, cioè le fabbriche di yogurt, per esempio, piuttosto che quelle di succhi di frutta, di latte o di tonno, stavano tutte a Hodeida, che è città sul porto, città presa dai ribelli del nord, dai ribelli uti, e però questa città è stata massicciamente bombardata dai sauditi,
e soprattutto appunto i centri della produzione, quindi le industrie, insomma, quel poco che c'era è stato immediatamente fortemente bombardato. Quindi diciamo che questo conflitto, insomma, costituisce, questo termine, per dirlo in termini più, ecco, più ampi, costituisce una controparte del conflitto in Siria. E a mio parere, finché non si risolverà l'uno, ma questo insomma anche in sede di Nazioni Unite spesso se ne parla, sarà molto difficile che si risolva anche l'altro. Io diciamo, vorrei soffermarmi un po' di più sul conflitto di Yemen, perché forse è meno ipoteticamente conosciuto del conflitto in Siria, forse è meno ipoteticamente compreso, sono forse meno chiare anche le posizioni. Le posizioni in campo, e questo accade anche per un motivo specifico. In questo paese il sistema tribale è estremamente importante, come anche il caso della Libia, quindi spesso ci sono anche delle confusioni che nascono dall'idea che come dire, sia un conflitto, soprattutto una proxy war, no? Tra Iran e Arabia Saudita, molto più complesso di quanto si dica. E la presenza di Iran e Arabia Saudita in Yemen costituisce solo un'estensione di una problematica, che è una problematica tutta locale e non è una problematica da poco, cioè è locale ma di fatto è anche internazionale. Quindi insomma, verrei a un po' a sciogliere questi nodi sul conflitto in Yemen, perché credo forse possa essere di maggiore interesse, e oltre a essere di maggiore interesse, insomma, sono anche di maggiore mia competenza, quindi su questi mi soffermerei anche lì. Io purtroppo non riesco a mostrarlo, ma avevo preparato una cartina che vi fa vedere quante tribù ci sono in Yemen, dove sono localizzate. Stiamo parlando di circa quasi 300 famiglie di grande importanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questa realtà, del resto, questo è una caratteristica un po' di tutto il Medio Oriente, nonostante le sovrastrutture nazionali siano le strutture alle quali noi facciamo riferimento, ma non c'è nulla che possa essere risolto pienamente, risolto con chiarezza, risolto sul lungo periodo e di altro del genere se il sistema tribale non, come dire, non dialoga con il governo, se elementi del sistema tribale non trovano posto e insomma così locazione giusta all'interno dei governi nazionali. Questo spiega perché alcune realtà che noi giuridicamente definiamo come realtà con la dinamica più forte, che in realtà non so esattamente questo, cioè la Libia di Gheddafi piuttosto che appunto lo Yemen di Ayatollah Saleh, sono delle realtà che precedentemente hanno funzionato. Ma non hanno funzionato solo nella misura in cui chi guidava questi paesi li hanno assunto, anche progressivamente nel tempo, un atteggiamento, diciamo così, pienamente dittatoriale, no? Rispetto ai suoi oppositori, ma hanno funzionato soprattutto perché questi soggetti sono riusciti con abilità, ma soprattutto con il fatto che erano prima di ogni altra cosa, di essere politici dei militari, a acquisire importanza, acquisire leadership all'interno di queste tribù e a metterle insieme sullo stesso tavolo. E anche i soggetti che almeno inizialmente apparentemente erano opposti in qualche modo diventarono all'inizio, poi più avanti nel tempo è stato anche differente perché ovviamente venivano eliminati, ma potenzialmente potevano essere, non dico dei soggetti in cui dialogare, ma con cui spartirsi una parte di interesse. Questo è un sistema che per quanto riguarda lo Yemen ha funzionato molto bene durante gli anni di Ayatollah Saleh, con due grandi, che è stato diciamo il presidente dell'Unione per 33 anni ed è stato assassinato diciamo recentemente, appunto parliamo proprio nel novembre l'anno precedente, nel 2017, il 1 dicembre dai ribelli Houthi. Perché Ayatollah Saleh in Yemen, oltre a essere diventato presidente anche eliminando, insomma, anche fisicamente, anche se questa faccenda poi è tutta a dimostrare chi avrebbe potuto prendere il potere, chi avrebbe potuto sanzionarlo, era riuscito a creare una rete particolarmente ampia di interessi locali e interessi internazionali, una grande intelligenza, una grande abilità,
guerra furbizia, che comunque insomma rimane un animale politico da studiare. E però due sono state le realtà che non sono mai piegate alla presenza degli eroi della sala. In una maniera simile possiamo dire una cosa simile accaduto in Sirio, no? Con i fratelli musulmani presenti soprattutto nelle città di Camp, nelle città di Homs, e nel rapporto che si avevano con il padre di Bashar al-Assad. E nel caso invece di Ali Abdullah Saleh questo è accaduto con due realtà, e cioè i cosiddetti la realtà del nord dell'estremo nord dello Yemen, quindi l'area di Sada, che è la zona da cui vengono appunto i ribelli Houthi. Io non amo definirli sciiti, perché lo sciismo in Yemen, come di origine, è uno sciismo zaidita che molto vicino al sunnismo sciafi, quindi non identifico assolutamente questa realtà come realtà opposta dal punto di vista religioso, ma lo sono diventata dal punto di vista politico, perché coloro che venivano dal nord, come prima c'era un imamato, quindi comunque una realtà completamente diversa dal sud, invece era diventata una era protettorato britannico, poi diventa invece una repubblica comunista, peraltro, su ispirazione anche modello russo. E questa realtà del nord, quindi i ribelli del nord, cercano di avere voce presso il governo, ma non hanno mai voce tramite Ali Abdullah Saleh, perché Ali Abdullah Saleh li stromette sostanzialmente dalle attività di governo. E a quel punto, lentamente, ma in modo sempre più forte, una famiglia in particolare, che è la famiglia Houthi, nel nord dello Yemen, si avvicina, si lega politicamente strettissimamente a Hezbollah. Il legame tra i ribelli del nord dello Yemen e Hezbollah non è solo chiaro manifesto, cioè è stato sempre chiaro manifesto in tutte le manifestazioni, ma questo anche durante la rivoluzione del 2011, gli Houthi mandavano, facevano ascoltare continuamente i proclami e i discorsi pubblici di Nasrallah, si richiamano continuamente a lui in tutte le loro manifestazioni, e i legami sono tali per cui l'unico paese dove attualmente gli yemeniti riescono a muoversi con grande facilità, soprattutto se sono Houthi, è il Libano. La maggior parte degli incontri politici, per esempio degli incontri che io ho fatto anche con i rappresentanti di questa realtà, li ho fatti in Libano quest'anno, l'ultimo anno, che è nel 2017, perché per loro è estremamente facile avere, e qui c'è anche poi dentro tutto insomma la questione anche poi saudita, no? Quello poi che è successo successivamente con il premier libanese. Quindi gli Houthi si sono, come dire, rinforzati dal punto di vista politico, hanno esportato il modello Hezbollah, per quanto riguarda questa un'esportazione del modello di Hezbollah dal Libano allo Yemen, e ad un certo punto, quando durante la rivoluzione 2011, che era risarcionata la sale, i fratelli musulmani, cioè gli islami, non riescono a fondare uno stato solido, anche perché non hanno il tempo materiale di poterlo fare, in quel momento tutti sono pronti per attaccare e quindi per riprendersi a poco le terre del nord. Quindi entrano a Sana'a e poi da Sana'a cercheranno di andare giù fino a Aden e verranno cacciati indietro fino a Taiz dalla coalizione a guida saudita, che utilizza sia bombardamenti che tramite gli Emirati, tutti gli Emirati Uniti, utilizza diciamo boots on the ground, cioè persone sul terreno, che non sono, si intende, è importante ricordare, non sono mai emiratini, ma sono tutti contractors, perché in questi paesi del Golfo l'esercito non è mai formato da appartenenti alle famiglie emiratine, tra l'altro non pochissimi, ma è formato da contractors che vengono dall'estero, di solito sono sudanesi piuttosto che colombiani, eccetera, quindi anche di culture luoghi molto molto diversi, una specie di grande legione straniera, diciamo così, con la bandiera emiratina.
E quindi questo è quello che è accaduto anche tecnicamente in Yemen negli ultimi 3 anni, con un conflitto che ha anche un'altra serie di complicazioni che vanno ricordate, e cioè che le aree dove il governo è ancora presente, cioè nel sud del paese, il governo è molto debole, esattamente il contrario di quanto accade in Siria, cioè dove il governo è presente in Siria è forte, mentre invece in Yemen non si può dire lo stesso. E sono delle aree, delle zone estremamente porose alla presenza di interferenze di gruppi, diciamo che sono i gruppi qaedisti, Daesh in Yemen non è presente, sono in misura veramente minimissima. C'è anche una motivazione strettamente, come dire, politica barra confessionale anche in Yemen su questo. E nel senso che Al-Qaeda, ACAP, Al-Qaeda Islamica, è una struttura confessionale molto chiara e non accetta interferenze di foreign fighters che possono immettere su quel territorio anche delle idee diverse, come dire, non accettabili, dico anche nell'estremismo islamicamente. Questa è una cosa molto interessante da tenere in grande considerazione. Però quest'area del sud è un'area in cui questi gruppi sono presenti e sono dei gruppi che danno filo da torcere prima al governo e adesso alla presenza delle truppe degli Emirati, che essendo quelli della coalizione che hanno i cosiddetti boots on the ground, tengono in mano i checkpoint di tutte le strutture governative. E questo però che cosa fa, che cosa crea? Crea un'instabilità assoluta, crea anche una società civile che ha grandissime difficoltà a venire fuori e dal punto di vista società civile cosa intendo? Intendo soprattutto quello che abbiamo visto effettivamente nelle cosiddette primavere arabe, cioè una parte di popolazione anche giovane, quella poca che è rimasta, che comunque volendo mantenere uno stato più, come dire, cioè meno dittatoriale, insomma, più partecipato, e certamente, ovviamente, questa parte di gioventù con attrazione notevole per i fratelli musulmani è una parte molto minima di popolazione invece più laica, e questa società civile fatica a sopravvivere. Molte di queste persone sono già rifugiati dappertutto, pochi di loro sono rimasti, molti di loro vengono uccisi perché si occupano di avere, non so, delle piccole NGO che aiutano le persone che, non so, che sono sotto il bombardamento, che aiutano le donne che cercano di interrompere la deriva, no, dell'infanzia, non so, al fronte, oppure delle ragazze date in matrimonio molto presto, e diventano target di alcuni gruppi combattenti che vogliono ovviamente rendere questo ambiente molto, molto più ostile, quindi molto meno gradevole per soggetti moderati. E questo è quello che sta succedendo nel sud dello Yemen e accade anche nella città di Taiz, dove è interessante notare questa cosa. In funzione, come dire, nella funzione anche di sgretolare l'ultima presenza dei fratelli musulmani in Yemen, gli Emirati danno dei soldi a dei gruppi combattenti che sono di ispirazione salafita affinché facciano fuori gli ultimi fratelli musulmani rimasti. E un po', diciamo, l'immagine che sta dall'esterno, non avendo magari i riferimenti, o stessi nomi, insomma, di chi guida i gruppi combattenti o i nomi di alcuni politici, l'immagine che si ha dall'esterno è di una guerra di tutti contro tutti. Di fatto non è esattamente così, nel senso che gli interessi sono molto localizzati e insomma, sa da guardare cosa accade in determinate provincia, quindi Taiz da una parte, Aden da una parte, Sana'a da una parte, per capire gli interessi locali dove poggiano e dove vanno e come intercettano invece degli interessi regionali, che spesso ovviamente interferiscono con essi oppure invece favoriscono la comunità. E questa insomma è una, come dire, insomma, una,
un elemento che rende forse il conflitto in Iran più complesso, ma di fatto lo è soltanto nella misura in cui l'elemento locale ha un'importanza non indifferente. E io non so quanto tempo ancora ho a disposizione, è abbastanza. Ecco, una cosa a cui vorrei, diciamo così, al di là di questi elementi di, insomma, di geopolitica ecco, più locale, andando forse un po' agli aspetti più, agli interessi più, più macro, ecco, spesso capita di sentirsi dire, beh, ma qual è l'interesse, per esempio, non so, un'Arabia Saudita sullo Yemen, piuttosto che l'interesse dell'Iran, quale può essere? Allora, la questione è questa, come è evidente, la Siria è una terra in una posizione di passaggio, ma è una posizione, come sappiamo, estremamente calda, appunto per il fatto che si trova in mezzo da una parte, appunto, ha dei confini molto interessanti, tra cui c'è il confine con Israele, appunto, il confine turco, il confine con l'Iraq, la vicinanza con l'Iran, ma soprattutto sappiamo quanto sia importante la Siria, e questa è la ragione dell'intervento diretto della Russia, ovviamente per la presenza di due realtà militari molto importanti della Russia sulla Siria, e sono delle realtà fondamentali, se noi pensiamo che il Mediterraneo di fatto sotto il mare, il Mediterraneo è ambiente NATO in tutti i sensi. Quindi è chiaro che la Russia deve tenere ben salde delle posizioni a disposizione. E non poteva essere diversamente, cioè la Russia non avrebbe potuto fare diversamente così. E questo spiega probabilmente anche perché è un conflitto che si è prolungato, un conflitto dove questa presenza russa, questo interesse russo ha anche reso il regime di Damasco più forte e ha reso possibile a poco una ripresa del terreno rispetto alla presenza di altre realtà, compresa quelle più terrificanti, insomma. E la questione yemenita è più defilata per un motivo preciso, perché lo Yemen probabilmente è un conflitto in cui non ci sono, cioè gli Stati Uniti o la Russia non appaiono come dei soggetti che intervengono direttamente. Per cui è un conflitto, come dire, apparentemente secondario, non voglio dire serie B, ma come dire che viene dopo quello siriano. Viene dopo in termini temporali, non viene dopo in termini invece di sostanza, per un motivo molto semplice. Perché la posizione di Yemen è una posizione strategica, se voi pensate alla posizione di Yemen sulla mappa, è un paese che ha gomito, come dire, proprio sul braccio di mare da una parte, proprio sull'oceano indiano, dall'altra cosa fa? Allunga sul canale di Suez. Quindi il punto centrale dal punto di vista strategico di questa realtà è che chi ha il controllo dello Yemen ha un controllo a gomito praticamente su tutta questo braccio di mare più il canale di Suez. E il canale di Suez dove porta? Porta in Egitto, porta vicinissimo alle coste mediterranee. Questo è il motivo per cui l'Egitto, per esempio, non è un paese secondario in questo conflitto, con la differenza che l'Egitto ha deciso di partecipare a degli aiuti, diciamo, legati, insomma, agli attacchi aerei, eccetera, non è voluto intervenire fisicamente, perché l'Egitto ha avuto le sue prime missioni nel passato, partecipando, insomma, alla guerra che poi, insomma, lo Yemen, come ho detto prima, era un protettorato britannico, poi il sud si libera, dopodiché il nord e il sud dello Yemen diventa un unico paese, e l'Egitto in quell'occasione perdette migliaia di soldati. Quindi gli egiziani non vogliono assolutamente, insomma, non hanno dato assolutamente nessun via libera al Sisi per poter donare, tra virgolette, il suo esercito, peraltro è piuttosto consistente a questa causa. E l'Egitto ha deciso di fare altro, cioè di fare degli affari molto seri con i sauditi. E se voi avete sentito parlare, insomma, tutta quell'area, insomma, c'è un'isola, sono delle isole molto interessanti per i sauditi, quindi c'è stata, insomma, un po' un tira e molla per poter addirittura avere la proprietà di queste isole. Poi gli egiziani hanno decretato che i sauditi non avrebbero avuto spazio
in questa realtà, ma comunque gli affari con i sauditi tra l'Egitto e i sauditi vanno avanti molto, molto fortemente. E c'è anche un altro elemento strategico importante: cosa c'è dall'altra parte del Yemen? C'è il Corno d'Africa. Se voi pensate che il Corno d'Africa, noi abbiamo un paese finto che è Djibouti, finto perché è un paese dove sono state posizionate delle basi ed è serve come hub, diciamo, locale, perché cosa? Per la protezione anche antipirateria sul, diciamo, su quello stretto di mare. Ricordiamoci cosa c'è: c'è il Puntland, c'è la Somalia, un paese di cui non si parla mai, devastato da anni e anni di guerra orribile, dove, come dire, possiamo vedere in Somalia quello che potrebbe diventare lo Yemen tra pochi anni, il che è anche abbastanza preoccupante. E per cui, insomma, se da questa parte del Corno d'Africa la situazione è anche così pericolosa, dall'altra parte qualcuno quella zona deve mettere in sicurezza. Un altro elemento di interesse, cioè del perché, cioè, gli Emirati hanno scelto di, come dire, mettersi in evidenza, cioè si parla pochissimo del ruolo degli Emirati come soggetto fondamentale, perché gli Emirati rispetto agli altri paesi di cui sono, insomma, più importanti dell'area, Qatar compreso, non hanno delle coste di proprietà, non hanno delle coste dove possono posizionare una base dalla parte del Corno d'Africa. E che cosa hanno fatto? Si sono presi l'isola di Socotra. L'isola di Socotra, che è un'isola dello Yemen splendida, peraltro, che insomma ha una meta di tutte le lune di miele degli Emiriti di sopra per mettere, e tra l'altro anche un'isola molto amata agli italiani, sono un paio di famiglie italiane che hanno proprio messo piede, casa, eccetera, e adesso hanno perso tutto. E che appena, cioè dopo un po' il conflitto è iniziato, gli Emirati hanno preso possesso dell'isola e hanno piazzato la loro base militare. E questo tra l'altro non è più possibile entrare in Yemen, potremmo dire, se non tramite Dubai, con un permesso che deve essere preso direttamente dalla coalizione, dall'autorità della coalizione. In quel caso non risponde agli Emirati, ma all'Arabia Saudita. Quindi vuol dire che già de facto questa isola è in mano agli Emirati. E infatti gli Emirati si sono messi a disposizione per mettere in sicurezza tutta la costa yemenita, diciamo da Bucalla, quindi insomma se pensate al confine con l'Oman, poi andando giù, c'è questa città di mare che si chiama Bucalla, che è stata in mano all'unica realtà simile a Daesh in Yemen fino a poco tempo fa. Da Bucalla fino a su, fino a Taiz, quindi quasi fino a Modrida, e tutto in mano degli Emirati, il controllo delle coste. E questo è un elemento molto importante. Perché questo conflitto interessa invece i sauditi? Interessa i sauditi perché i sauditi non possono accettare di avere al loro confine, e insomma, gli Houthi sono lì, dei combattenti, diciamo così, delle truppe. Delle truppe, poi in realtà non è che sono delle truppe, delle milizie, che questo sono piuttosto aggressive, al punto tale che riescono a lanciare dei razzi verso Riyadh. E non è una leggenda, nel senso che gli Houthi sono usciti poche volte. E funziona un po' come, se vogliamo ragionare anche qui per paralleli, un po' come Gaza e Israele. Cioè dove ogni tanto parte qualche razzo verso Sderot o dei posti simili, e questa tecnologia, nel caso specifico degli Houthi, viene certamente fornita dagli iraniani, non c'è dubbio su questo. Ma diciamo che abbiamo passato una serie di paio di anni per riuscire a capire se veramente fosse così, ma gli Houthi stessi lo dicono, ed è di fatto vero, nel senso che la tecnologia con cui sono stati lanciati verso Riyadh è la stessa tecnologia che forniscono gli iraniani, e non è possibile che gli Houthi da soli sarebbero riusciti a farlo. Detto questo, i sauditi non possono tollerare questa presenza al confine, e questo è anche uno dei motivi per cui questo conflitto molto difficilmente si sta estinguendo, non si estingue affatto, perché finché gli Houthi non arretreranno o non prometteranno, sulla base poi di cosa, per capirlo, di aggredire l'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita continuerà
a bombardare queste coste a partire dal 2000, continueranno isolati. E questo è un grande motivo di preoccupazione, insomma, più che per appunto i ribelli Houthi stessi, insomma, o le milizie Houthi, per i milioni di emigranti che abitano nel nord, di cui una parte sono stati costretti a donare a chi combatte questa guerra i loro figlioli, da una parte dall'altra, quindi un esercito regolare, oppure le milizie, ma una buona parte si tiene anche ben lontana, se può, da questo conflitto, quindi vorrebbe vedere la fine molto presto, come si può immaginare. In generale, insomma, nell'80% dei casi, questo è quello che la società civile, insomma, tutto sommato desidera. Quindi, ecco, questo per esempio è l'elemento di interesse della Arabia Saudita, e un interesse soprattutto legato al conflitto. E tutto questo, direi, sul conflitto yemenita, certamente con l'interesse di Russia e Stati Uniti strategici e politici interni sembrano avere meno importanza. Più che altro, questa zona, soprattutto da parte americana, sembra essere un'area nella quale fare degli ottimi affari, ed è appunto motore, insomma, l'ultima visita di Mohammed bin Salman, del principe saudita, negli Stati Uniti, l'ha messo chiaro, e l'acquisto di un numero elevatissimo di armamenti, tra l'altro anche molto efficaci, lo dice chiaramente, cioè dice chiaramente che c'è un'offerta, c'è una domanda e c'è un interesse a utilizzare questi armamenti, non semplicemente a metterli in cantina. E, tuttavia, l'ultimo elemento che va, secondo me, considerato è quello che poi viene sempre sottolineato in quasi tutte le analisi geopolitiche, cioè in questa vicenda Arabia Saudita e Iran, no? E certamente c'è un aspetto molto interessante nella cosiddetta escalation, che poi, insomma, dire escalation è anche un po' ridicolo, ma insomma nel numero più frequente di attacchi, di quei pochi missili lanciati dagli Houthi verso gli Arab, comunque all'interno dell'Arabia Saudita, c'è stata però effettivamente un'escalation a livello proprio di dichiarazioni, di mezzo stampa, da parte sempre di Mohammed bin Salman e di altri soggetti del ministro della difesa saudita, rispetto alla responsabilità iraniana, dicendo che questo lancio di missili sicuramente documenta, eccetera. E ripeto, come ho detto prima, non è un segreto per nessuno, soprattutto per chi ha vissuto in Yemen per un periodo di tempo lungo in questi anni, come me, poter dire che i legami con l'Iran, pur essendo molto più labili e lontani, erano effettivamente presenti. Ma è interessante notare come queste dichiarazioni, che sono state sempre più spesso dei sauditi contro l'Iran da una parte, poi in favore di Israele dall'altra, poi la presenza di Trump, che anche ovviamente aggiunge gas a questo riposizionamento degli schieramenti, sia invece inversamente proporzionale a quello che accade nella democrazia, nella diplomazia sotterranea, cioè sul fatto che invece gli incontri, ci sono tutta una serie di incontri a livello tribale in Oman, che è un paese un po' come la Svizzera, che si pone come una zona cuscinetto dove discute, dove i sauditi stanno incontrando dei dirigenti Houthi. Ed è interessante notare come una certa speranza è immessa in questo tipo di dialoghi, che non sono ufficiali ma che sono non ufficiali. E sulla importanza di queste forme di dialogo non ufficiale, ecco, io mi permetto solo di aggiungere una cosa, che lo ripeto, in questa realtà nel sistema tribale sono particolarmente importanti, sono molto più importanti di altri sistemi di governo, perché rendono possibile un incontro tra soggetti che effettivamente hanno controllo del terreno o hanno effettivamente una influenza diretta con chi ha influenza in determinate aree locali, e questo viene fatto secondo anche i principi, come dire, culturali
dell'area, cosa che invece certamente non è accaduto negli incontri che sono stati fatti in Kuwait, motivo per cui le delegazioni sono molto lamentate. E non è certamente la modalità con cui questo avviene nelle tavole di concertazione o a possibilità o nel dialogo in Svizzera. E questo insomma un elemento da questo punto di vista lombardo, un paese chiave che ha lo stesso tessuto culturale e riesce ad avere un impatto, sicuramente l'unico paese rispetto al quale possiamo dire che puntiamo sulla, non dico risoluzione, ma sulla risistemazione, ecco, di questo conflitto. Sulla questione infine, perché appunto uno dei, la domanda c'era nel titolo insomma, di questo intervento, quale futuro per il Medio Oriente, insomma, chiaramente noi non siamo dei veggenti, semplicemente facciamo analisi sui fatti attuali e più di guardare quello che succede, insomma, dicevo prima, avete visto in soli 2 mesi di guerra in Siria nel 2018 sono accadute 1 miliardo di cose diverse, tutte apparentemente contrastanti. Quello però che mi sembra più evidente da poter dire sulla base dei dati che abbiamo sul piatto è che il conflitto siriano si sta evolvendo in una evoluzione che sembra, una parte di questa evoluzione sembra chiara, cioè che finché la comunità internazionale lo consentirà e finché la Russia lo consentirà, Bashar al-Assad rimarrà in sella e ormai è presente insomma, un corridoio molto chiaro che quindi, dall'Iran si allunga sulla Siria e dalla Siria si allunga sull'Iraq, che consente certamente, uso questa parola che non amo usare, insomma, agli sciiti, ma diciamo, quando dico sciiti intendo l'Iran come stato guida del blocco politico, non lo intendo dal punto di vista religioso, culturale, eccetera, per cui è possibile all'Iran mantenere questa continuità, una continuità che si allunga fortemente sull'Iraq. Se oggi voi andate nell'Iraq del sud, la Baghdad, a Basra, voi non trovate l'Iraq di 20 anni fa, voi trovate una provincia dell'Iran e trovate, insomma, oltre a ex, diciamo così, iracheni che poi erano stati buttati fuori da Saddam, che hanno vissuto in Iran, ritornati in patria, ma trovate tantissimi iracheni. E trovate tutte le aree svuotate dalla presenza della popolazione precedente, per quello che è accaduto in Iraq, svuotata dalla popolazione precedente, sono ripopolate dagli iraniani e questa cosa sta succedendo anche in Siria, a poco. E per esempio nelle aree di Aleppo, dell'Aleppo liberata dalla presenza, diciamo così, di Daesh, ma anche dalla presenza di Jabhat al-Nusra, eccetera, il ripopolamento è un ripopolamento di questo genere. E questa è una cosa molto chiara, cioè, su questo non ci sono dubbi di fatto, che ci sia una spinta, no, su aree di confine della popolazione, chiamiamola così, vagamente sunnita, perché dentro ci mettiamo arabi, dentro ci mettiamo curdi, dove dentro ci mettiamo diverse realtà, sembra essere un elemento tipico. E l'opposto probabilmente è possibile dirlo in Yemen, ma ancora non certamente, nel senso che la città di Sana'a, che è la capitale di Yemen, dove comunque sia ancora gli Houthi hanno possesso e presa, è una città dove vivono da moltissimi anni i Houthi, provenienti da molte zone. Ci sono i Houthi che vengono da Taiz, ci sono i Houthi che vengono da Idlib, eccetera. E sono tutte persone che hanno aderito o politicamente ufficialmente o non ufficialmente alle posizioni dei fratelli musulmani, dove quando parlo di fratelli musulmani l'interesse del Qatar è sempre solo del terminale. E questo è un elemento importante perché rende necessario questo momento agli utili ancora acquisire una presenza forte e cercare di eliminare o far sparire i loro posizioni politici, che poi nel loro caso specifico
quello che accade chiaramente ai, come dire, agli ulti chiaramente nella zona di Guglielmo, dove non sono naturalmente presenti, ma dove erano andati a conquistare, quindi nel sud, chiaramente sono stati ricacciati indietro, quindi sono stati riportati verso, verso l'area da cui originalmente provenivano, che è il confine della presenza. E quindi diciamo che questo tipo di, dal punto di vista anche se vogliamo, disposizione della popolazione, ecco, questo è un elemento che mi sembra abbastanza chiaro. E quello che sembra invece a livello macro più interessante è probabilmente una configurazione che se accadesse certamente sarebbe abbastanza devastante, ma una configurazione un po' più chiara di uno scontro regionale forte, dove l'Iran, che è un grande paese, sembra essere anche a livello internazionale più isolato, perché non c'è più il dialogo con gli Stati Uniti, che invece è stato in qualche modo impostato o quantomeno permesso dall'amministrazione Obama, e adesso l'asse, soprattutto US, Saudi, e quindi vuol dire tutta la coalizione, paesi arabi, tranne il Qatar, diciamo, e Israele è molto più evidente. E questo, insomma, dipende veramente da quando le cose, potrebbe anche andare a impattare sulla su un'eventuale azione sull'Iran, che è una cosa paventata ed è anche una cosa, insomma, abbastanza complessa, insomma, non essere accadere, e sicuramente non accadrebbe, a mio parere, comunque in breve. E, ecco, non so se quanto tempo c'è a disposizione ancora. Ok, allora magari forse apriamo le domande, questo può essere più interessante a me. Diciamo, avevo portato anche dei materiali video da potervi far vedere, oltre delle cartine, ma mi spiace non poterveli mostrare, perché queste sono sempre delle cose molto d'aiuto, secondo me. Ecco, però ecco, questo è un po' un quadro abbastanza generale, un argomento così complesso, per, ecco, per mettere questi due conflitti allo specchio, ecco, uno specchiando sull'altro, e purtroppo sono anche due crisi internazionali che le Nazioni Unite non riescono a risolvere, ammesso, non concesso che ci sia una piena volontà di risoluzione, che non riescono a risolvere e che non credo anche qui a breve che si riesca a, a risolvere. Allora, lasciamo spazio alle domande, però prima ne farei una io. Principalmente mi interessava sapere se dal punto di vista culturale vi fosse qualche influsso da Rojava, quindi l'esperimento curdo, nella situazione siriana, in particolar modo su emancipazione femminile e queste tematiche qui. Mm-hmm. Dunque, la questione da Rojava rimane unica da Rojava. Nel senso che è anche una cosa importante da ricordare, i cosiddetti Kurdistan sono uno che sono 100.000. Cioè, ecco, questa è una cosa secondo me interessante anche della narrativa che circola sui kurdi in genere in Occidente, ma anche e soprattutto in Italia. La realtà kurda del Rojava è una realtà unica. Non può essere minimamente paragonata a come dire, a realtà kurda del nord dell'Iraq, dove noi parliamo comunque di un sistema tribale che ha delle regole molto strette, e dove la questione dell'emancipazione femminile, nonostante siano fatti molti passi in avanti, insomma, intendo, per esempio, non so, per chi minimamente visita sulle Mania, sa che è diversa, come insomma, sicuramente può somigliare più chiaramente a delle esperienze in cui le donne si vanno a maggiore spazio, ma questo non toglie che la comunità kurda, in quella lì, si pratica ancora i matrimoni forzati, che le donne siano ancora assolutamente dipendenti dal loro muhab, cioè dal loro
marito, fratello, persona di riferimento. E io non credo e non mi risulta assolutamente che quella realtà sia una realtà che abbia avuto un impatto particolarmente ampio in tutta la Siria, e naturalmente anche lì, cioè, dobbiamo distinguere anche che cosa c'era prima della guerra. E tendenzialmente le classi sociali più ricche, come sappiamo, le famiglie più ricche, ma questo secondo me è valido per tutti, cioè è valido per gli arabi siriani, è valido per gli ismailiti, è valido per i sunniti, è valido per i curdi siriani, era valido per chi non fosse comunque curdo, avendo a disposizione molte più ampie risorse, anche, insomma, si evolve anche su quel profilo, per cui ecco, io, insomma, una cosa che in genere tendo a ricordare è che noi abbiamo considerato l'esperienza un'esperienza locale, e non possiamo mettere in quella box, diciamo, in quella scatola e incasellare tutta la realtà curda, che è molto diversa, molto più complessa. Almeno quattro, uno di stabilirei, divisi chiaramente in tutti i paesi, ma poi all'interno di quei quattro quella realtà è a sua volta una cosa unica. E, tra l'altro, l'azione, secondo me, recente di Erdogan fa sperare ancora meno, nel senso che qui parliamo di un'azione certamente repressiva, e di cui comunque si parla poco, e che comunque, insomma, va a minare uno sviluppo che, insomma, che stava diventando più chiaro, insomma, in quella striscia tra la Siria e la Turchia, diciamo così, che poteva essere potenzialmente anche concretamente diventare finalmente una realtà non di questo attuale, ma di molto più indipendente. E questo non mi sembra che sia accadendo tutto. Buongiorno. Lei nell'ultima fase del suo discorso ha accennato alla strategia, al ripopolamento iraniano in Siria. Sì. Ecco, questo non può rientrare nella strategia magari di demografica, chiamiamola così, di Assad, che è sciita, per rafforzare il suo regime, visto che lui ha sempre governato su una popolazione a maggioranza sunnita? Sì, è una questione, dunque. La questione più ampia rispetto, è chiaro che Bashar al-Assad ha sempre cercato di imporre stabilità, la stabilità ovunque, come dire, sia stata imposta, sia imposta con tutti i mezzi a sua disposizione, e di conseguenza nel momento in cui esiste un alleato che è in questo caso chiaramente, evidentissimamente, che è presente anche con i piedi sul terreno, diciamo, che l'Iran con le sue affiliate al Quds, chiaramente permette agli iraniani di far quello. Però noi non dobbiamo dimenticare una cosa, che per quanto riguarda gli sciismi, gli sciiti siriani non sono dodici, sono ismailiti, oppure sono alawiti, nel caso di Bashar al-Assad. Queste sono differenze sottili, nel senso che qualcosa di simile possiamo dire anche sull'Iraq, assolutamente. Cioè, il ripopolamento demografico di aree di interesse non è tanto, sì, può essere utile per chi ha un governo centrale nazionale, ma certamente fa parte di un progetto più ampio, che il progetto dell'Iran, che è certamente, insomma, un po' come l'Iran da parte sua, ma l'Arabia Saudita dall'altra sua parte, è un progetto di essere un elemento della geopolitica regionale dominante nell'area, quindi ognuno fa la sua parte, e con i mezzi che ritiene opportuno utilizzare. E quindi questo è, direi che è più un progetto iraniano, ma certamente ha una
sostanziale funzione per facciare la sottrazione in selva. È chiaro che dove può, ma questo è anche un elemento secondo me che può dare forza al governo centrale o alla regina, così come lo si voglia chiamare, e per poter dire beh, queste aree le abbiamo pienamente riconquistate, sono cosa nostra e appunto saranno in sicurezza, proprio perché chi ci sta non potrà mai essere contro di noi. E, ripeto, questo percorso già l'ho visto in Iraq da parecchi anni, ormai è molto chiaro, cioè non c'è possibilità tendenzialmente, non voglio fare una parola su Bini, ma per gli ex batisti, quindi gli ex sostenitori di Saddam, di poter vivere una vita serena a Bassora o vivere a Karbala o vivere a Najaf, perché sono aree, insomma, un 95% di quella demografia e soprattutto chi fa parte di questa minoranza, una minoranza che viene da una guerra precedente, insomma, dove il dittatore aveva sotto il posto delle pubbliche, no? I suoi oppositori, chiaramente non può mettere le famiglie o quelle persone in una posizione di sicurezza, per cui da lì le diaspora, la diaspora. E c'è qualche altro? Vorrei per cortesia che mi chiarisse meglio che cosa si cela dietro la definizione di forze democratiche siriane, cioè chi rappresentano, cosa, quali gruppi realmente rappresentano. Questa è la prima domanda. E l'altra, se può brevemente focalizzare l'attuale tripartizione dell'Iraq. Cioè, Prego, dunque, tecnicamente, come dicevamo prima, la FDS, cioè, allora, innanzitutto è importante, le forze democratiche siriane sono soprattutto una milizia, quando si parla di milizia, la milizia non va identificata strettamente con la popolazione civile. E questa è una cosa importantissima, secondo me, quando si parla di guerre di questo genere. È come quando si dice, non so, hanno bombardato i civili della Ghouta perché la Ghouta sono tutti terroristi. Parliamo di 300 unità, 300 miliziani che poi di fatto tengono in pugno una popolazione di migliaia e migliaia che sta lì perché non può andare da nessun'altra parte. Quindi è lo stesso principio che succede anche in Yemen, cioè chi vive a Sana'a, e cosa può fare per andare avanti dalla mattina alla sera a far crescere i propri figli? C'è una milizia che controlla le case, che controlla le strade, che controlla il governo e tutti aderono, no? Quindi ecco, questo secondo me è importante. E all'interno di queste milizie ci sono, come ho già detto prima, cioè questa milizia che dicevamo prima è composta dalle cosiddette Yekenian Parastinagel, cioè sono le unità di protezione popolare kurde, quindi stiamo parlando di siriani kurdi, ci sono anche degli arabi locali. Questi arabi locali non si identificano con gruppi, diciamo così, che si avvicinano alle posizioni di Jamaat al-Nusra, che si avvicinano alle posizioni islamiste, ma sono più tendenti, cioè accettano una realtà sicuramente più, insomma, più laica, ecco, se possiamo intenderla in questo modo. E certamente, ecco, all'interno di questa realtà, uno degli elementi anche di discriminazione di tutto questo, anche capire, per esempio, chi militava o chi milita tuttora anche dei fratelli musulmani siriani, dove si posiziona in questa realtà. Quella realtà politicamente ha avuto una suddivisione, una parcellizzazione notevolissima, in cui alcuni di questi esponenti sono avvicinati a posizioni più legate agli islamisti, altri sono avvicinati a posizioni più laiche. Ecco, una delle problematiche anche della cosiddetta rivoluzione siriana del primo anno è stata anche quella di definire una strategia politica. Due parte di questa strategia politica è venuta dall'esterno, cioè dalla diaspora siriana precedente agli ultimi avvenimenti, e che non condivideva alcune visioni dell'interno. Ed è interessante notare che alcune visioni dell'interno erano delle visioni che hanno spostato lentamente
diciamo lentamente, non così tanto lentamente, ma abbastanza lentamente rispetto a, ad altre realtà di conflitto, le posizioni appunto di combattimento siriani contro il governo centrale verso delle soluzioni più vicine agli islamisti. Ma poi tra l'altro questo dipende anche molto dalla zona. C'è una particolarità della zona al confine tra la Turchia appunto e la Siria, è il fatto anche di non trovarsi pienamente nel cuore della questione delle persecuzioni, chiamiamo così, di Assad, cioè di Assad figlio e anche di Assad padre. Ed è interessante notare come le città che nel passato, come Homs, per esempio, sono più interessate a questa azione contro i fratelli musulmani locali, si sono più spostate verso le soluzioni islamiste di quanto invece non lo siano state nel zona confine con la Turchia. E, quindi, ecco, questa è la risposta alla mia domanda. Per quanto riguarda l'Iraq, l'Iraq attualmente ha questa generale tripartizione. Vabbè, diciamo che il paese va da ovviamente dai confini con la Siria, per intenderci, fino ad arrivare allo Shatt al-Arab, fino ad arrivare a, a Basra. Il governo centrale qui a Baghdad, la costituzione venne creata diciamo, sulla base di elementi settari, questo è molto interessante. La costituzione irachena si basa per statuto su elementi settari, vuol dire che pur formalmente dicendo che tutti i cittadini iracheni sono uguali allo stesso modo, però la partecipazione etnica alla composizione del governo non è equa, cioè vuol dire non possono essere metà, tutti quattro quarti, ma c'è una maggioranza, è proprio scritto nella Costituzione, che è sciita, una parte curda e quel che resta, insomma, quel che resta. Questo perché? Perché questo venne creato per evitare di poter avere dei baatisti, diciamo così, di ritorno che ripopolassero la politica irachena e rifavorissero, diciamo, un'ascesa del partito baatista nel secondo Saddam. Di fatto questa soluzione però, perché era stata improntata questa soluzione? Anche perché gli ex baatisti hanno deciso di fare resistenza, come dal 2006 in poi l'Iraq è stato infestato, diciamo, da gruppi terroristi di cui, come dire, la parte dei gruppi terroristi non sciiti, ma sempre per usare le solite definizioni ampie, ma sunniti, si riferivano, comunque erano dei fuoriusciti più duri e puri del baatismo, per cui quella scelta venne fatta anche per questo motivo, però di fatto è una scelta che ha messo il tappo alla politica irachena nel momento di più, forse più meno violento dal punto di vista anche dei contrasti settari. Quindi dicevo, tecnicamente noi abbiamo il sud, quindi da Baghdad in giù, che possiamo definirlo sciita, maggioranza sciita, comunque insomma, anche se non ripopolato ampiamente, ripeto, da iracheni che erano stati perseguitati da Saddam proprio in virtù della loro appartenenza delle comunità o delle famiglie non tribalmente vicine a Saddam, e che poi ritornarono successivamente in Iraq dopo che venne ristabilito il governo. L'area in cui i sunniti si sono allogati, quelli che sono rimasti allogati, è l'area della provincia di Anbar. L'area della provincia di Anbar è immediatamente a nord di Baghdad, quindi diciamo dalla periferia di Baghdad, per intenderci quella nota Abu Ghraib, che è la zona tristemente nota per via del carcere, comunque non ha mai chiuso battente, più o meno, e, anche in quel senso, le torture praticate. Da lì tutta l'area di Anbar è un'area a maggioranza sunnita, dove c'è poi una parte consistente invece un po' più a ovest, che è Fallujah, e questa zona qui fino al confine, cioè fino a Tikrit e fino a Kirkuk, questa è un'area che ha questa maggioranza. Ed è interessante notare che quest'area è stata quella che infatti ha consentito, e questa è l'area che ha consentito a Daesh di prendere piede in Iraq, è quella che ha dato a ISIS il benestare per poter passare, passeggiare, diciamo, da quelle zone lì fino a Mosul.
E quindi questo è interessante perché mostra anche come le tribù del posto ritenessero importante per una revanche, diciamo così, dare credito a chi sembrava avere gli strumenti per poter permettere questo di revanche. Più in là, più in alto, quindi più in alto di Kirkuk, noi abbiamo l'area Kunda, che ha una parziale autonomia rispetto all'area centrale. Parziale autonomia vuol dire che l'Iraq del nord, che insomma non lo definiamo Kurdistan, ma era anche del nord, ha una, insomma, di fatto ha avuto anche un suo parlamento, di fatto anche un suo presidente, ma sulle tematiche fondamentali deve assolutamente parlare con il governo centrale. Una di queste tematiche fondamentali è anche la scelta di dove sfruttare i giacimenti di petrolio ancora poco utilizzati in Kirkuk. E questo è il motivo per cui quando il Kurdistan, cioè meglio Barzani, ha indetto il referendum per l'autonomia dell'Iraq del nord, quindi del Kurdistan, è stato tirato per le orecchie da diversi soggetti. Tra questi soggetti, oltre agli americani, che hanno detto non lo fare, se no sono guai, uno di questi soggetti chiaramente era il governo centrale di Baghdad, perché non gliel'ha di fatto permesso. Quindi questa è un po' la tripartizione, ragazzi. Ringraziamo. Grazie a voi. E adesso invece